abbiamo veramente passato un periodo incredibilmente soli, per poi renderci conto che 2 anni fa, quando è arrivata Angelica, la vita ci si è riempita. Giravamo qui in cerca del bar per prendere il caffè, andavamo a fare l'aperitivo. Ti ricordi tutto il periodo prima di fare la scelta poi di adottare, che ci chiedevamo chissà quanto sarà difficile, chissà che cosa dovremmo, a cosa dovremmo andare incontro, e poi ti trovi che dopo 1 anno e mezzo sei genitore dal giorno alla notte e tutte le paure sono svanite così. Diciamo, non è che sono proprio svanite. Ne sono prese altre. Certo, ti viene in mente il giorno che ci hanno chiamato. Sì, quando mi ha chiamato il tribunale, che mi sono talmente emozionato che non ho chiesto il motivo della telefonata. Giusto, io poi ci ho provato. Lei ha detto abbiamo parlato con suo marito e tu mi dicevi, ho capito, ma ti chiamo al tribunale e non chiedi perché. Mi sono emozionato. E poi invece quando siamo arrivati lì, che abbiamo parlato con il giudice, è una bambina, si chiama Angelica, e noi ci aspettavamo questa bambina bionda con gli occhi azzurri. Arriva sto rospetto di tutta 20 nera, giorni, velosa. Scura, velosa, piena di capelli, e mi ha fatto... che sensazione, perché... Era proprio un'estranea. Cioè, la prima volta che l'hai presa in braccio, che dice... uno la guarda e fa, ma... ma chi sei? E se poi un giorno ci dice che vuole conoscere, sapere, cioè... Più di una volta abbiamo avuto la sensazione che lei ci guardi la differenza che c'è fra di noi. Sì. E adesso quando si vedrà un po' di più invece la mia pancia, col bimbo nuovo, insomma, cominciare a spiegarle anche un po' così a voce forse il fatto che lui sta nella pancia, che lei invece ne stava nella pancia, nella mia pancia, eccetera, eccetera. Quando sarà, sapremo cosa fare.